Buonasera a tutti e ben ritrovati. In questo video vi voglio andare a mostrare il mio nuovo acquisto, un Goldoni Super Special, un mezzo datato ma molto valido per me. Allora, l'unica pecca: non ha l'avviamento elettrico. Va bene, questo motore monta un motore Ruggerini, rispetto differente dagli altri motocoltivatori che ho. In questo caso il motocoltivatore dichiarato è un 540 e dichiarato un 14 cavalli, mentre Goldoni è leggermente inferiore. Bene, una cosa differente dall'altro: un filtro gasolio molto importante. In quell'altro c'è un filtro gasolio, ma si trova all'inizio del serbatoio ed è un filtrino piccino. Qui abbiamo un filtro vero e proprio, veramente importante. Poi tutto il resto è abbastanza simile. Vabbè, l'avviamento a mano, c'è il cicchetto di là, un taglio cicchetto leggermente diverso. Non ha l'alzo valvole, cosa che sarebbe problematica per un motorino elettrico, perché non so se ce la farebbe, non è così scontato. Questo motocoltivatore possiamo vedere che l'ho appena acquistato, perché è pulito, quindi vediamo quanto durerà il colore della vernice prima che sia in forza di polvere. Andiamo a studiare il cambio, perché è differente dall'altro modello. Mentre troviamo sempre la frizione, ovviamente il suo posto, acceleratore, non abbiamo lo stop di sicurezza, l'emergenza, anche se vedo che c'è un foro. Forse c'è una predisposizione, forse per mettere l'acceleratore da quest'altro lato. Comunque non abbiamo una sicurezza qui, cosa importante. Quindi vediamo il leveraggio. Questo abbiamo il bloccaggio sul differenziale con una leva, mentre l'altro è con una guaina, file guaina. Qui abbiamo una leva vera e propria. Presa di forza: qui abbiamo la velocità più veloce sulle coltelle, poi abbiamo una folle, poi abbiamo una velocità intermedia, un'altra folle, e poi abbiamo il sincronizzato, che serve quando dobbiamo portare un carrello con la trazione. Quindi dobbiamo sincronizzare la velocità delle ruote. I carrelli con la trazione sono molto buoni, infatti, perché abbiamo quattro ruote motrici, molto più stabili di un carrello normale. Quindi, poi andiamo a vedere allora il cambio come funziona. Qui possiamo vedere il diagramma, e abbiamo in avanti lente, rapide, prima, seconda, prima, in marcia indietro, prima avanti, seconda avanti, terza avanti, quarta avanti, come vanno inserite. Allora, praticamente è uguale spiccicato all'altro Goldoni più recenti, è uguale, solamente che abbiamo una leva per fare entrambe le cose. Quindi, cosa dobbiamo fare? Se io voglio inserire la prima marcia, prendiamo la nostra leva e mettiamo lente, la gamma lente, poi andiamo a inserire prima, e il nostro motocoltivatore andrà. Tra ogni marcia, tra lente e rapide, abbiamo una folle. Tra prima, seconda, terza e quarta abbiamo una folle. Tra marcia indietro e prima abbiamo una folle. Adesso mettiamo la seconda marcia. Uno vorrebbe mettere lente, no, ma la seconda marcia va messa con la gamma veloce. Gamma veloce, e poi metto la prima, quindi prima, seconda, quindi seconda. Andiamo a mettere la terza. La terza uno pensa, devo mettere la rapida, no, va messa con la lenta. Metto gamma lenta e metto la terza marcia. Mettere la quarta, rapida, e quarta marcia. Niente di più semplice. Solo che ora deve capire questa cosa, che la seconda va messa con la rapida. Adesso rimettiamo la rapida e seconda. Seconda. Rimettiamo la terza, lenta e terza. Semplicissimo. Vabbè, marcia indietro. Avanti si mette lenta, marcia indietro lenta, mettiamo marcia indietro rapida veloce e marcia indietro. Ok, le marce non entrano con la presa di forza inserita, ecco perché non entrava. Quindi riproviamo. Abbiamo, come avevo fatto vedere in un altro video, abbiamo provato a fare un assetto d'aratura anche in questo caso. L'unica maggiorazione qui sono le zavorre dentro alle gomme, di 18 kg l'una. Questo motocoltivatore è più leggero dell'altro. Perché? Perché innanzitutto non ha batterie, motore in avviamento e tutta la parte elettrica. E poi, anche se ha la campana della frizione molto più grossa, così a maneggevolezza mi sembra più leggero. L'aratro è più leggero, ma adesso andiamo a provare in campo. Come possiamo vedere, la casa Ruggerini, che è stata acquistata poi da Lombardini, che Lombardini a sua volta è stato acquistato, insomma, fa parte del gruppo Kohler americano,
qui dichiarano di avere 14 cavalli. Adesso andiamo a accendere il nostro motocoltivatore. Sempre va girato indietro, legge tutto, e poi lo accendiamo. Molto inferiore, comunque abbiamo un buon 15-16 cm, non è poco. Adesso vi voglio dimostrare come si inserisce la marcia. Allora, vediamo, io aro adesso in terza marcia, quindi lenta e poi terza, quarta e andiamo. E voglio inserire la seconda marcia, metto veloce e seconda marcia, vediamo. Se voglio mettere la quarta marcia, perché tanto la richiesta di potenza non è eccessiva, ma non abbiamo sufficiente trazione, facciamo una prova con la quarta marcia, vediamo. Mettiamo veloce e poi veloce. Andiamo.